Siamo Bussolengo, nell'azienda di famiglia. Qua siamo in uno degli appezzamenti dei vigneti che abbiamo. In tutto sono intorno ai 5 ettari e mezzo. Qua ci troviamo dove abbiamo il pino bianco, dopo abbiamo il chardonnay e dopo abbiamo un altro pezzo di moscato e di garganega. Avevamo un problema di grappolo molto compatto e molto corto. Da circa 3 anni utilizziamo questo fitoregolatore e biostimolante. Abbiamo visto un cambiamento molto notevole del grappolo, molto più lungo, molto più arieggiato. Yolkim rappresenta un'azienda leader nel campo dei concimi speciali, in particolar modo dei biostimolanti. I biostimolanti ovviamente sono frutto di ricerca e di innovazione che da sempre Yolkim mette in primo piano nel proprio focus aziendale. Ovviamente i biostimolanti, per essere efficaci ed efficienti, devono necessariamente avere delle materie prime di qualità, ma al contempo un reparto di sperimentazione, di ricerca e sviluppo assolutamente all'avanguardia. Qui siamo dove abbiamo il nostro trebbiano toscano. Abbiamo sempre avuto un problema di grappoli molto corti, grappoli molto compatti e presenza di marciume. Da circa 3 anni utilizziamo questo fitoregolatore e biostimolante. Abbiamo visto un cambiamento notevole sul discorso di allungamento del grappolo, arieggiamento del grappolo e anche con pochissima presenza di marciume. Spreidunger Global è un fitoregolatore registrato ovviamente sulla cultura della vite da vino, mentre Folicist è un biostimolante. Questa miscela permette fondamentalmente nell'applicazione della vite nella fase di grappolino 3-4 cm la distensione e l'allungamento del rachide. Questo intervento permette, soprattutto nelle varietà a grappolo compatto come il Trebbiano, il Pinot e lo Chardonnay, di ottenere vantaggi su più livelli. Dal lato quantitativo, in quanto la distensione e l'allungamento del rachide permette all'acino di ingrossarsi e di sfruttare uno spazio maggiore rispetto appunto ad una compattezza, e dal lato qualitativo, favorendo infatti un maggior passaggio d'aria, le patologie fungine come la botrite hanno vita più ardua nell'attaccare il grappolo. Grazie a questa accoppiata vincente di Spreidunger Global e Folicist siamo riusciti, nell'azienda che ci ospita oggi, a superare le difficoltà varietali della compattezza del grappolo di Pinot, Chardonnay e Trebbiano, raggiungendo risultati assolutamente di eccellenza. Questo trattamento fogliare con fitoregolatore e biostimolante ci ha permesso di avere uve più belle e più sane in fase di raccolta e con un incremento della produzione.